Alessandro Vicinanza ha messo spalle al muro Gianni Sperti. Sei cattivo. Roberta di Padua è molto delusa dal Cavaliere di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Alessandro Vicinanza ha finalmente gettato giù la maschera rivelando pubblicamente di essere molto interessato a conoscere Cristina. Ovviamente questa dichiarazione ha gelato nel vero senso della parola Roberta, la quale ha espresso alla conduttrice tutta la sua delusione alla fine della puntata di oggi. A me è un attimo e mi parte la vena. Mi basta anche una stupidaggine che mi parte tutto subito. A questo punto ha preso la parola Gianni Sperti, che ha preso immediatamente le parti della dama. Sei una persona vera, di pancia. Quest'ultimo ha però dichiarato che il problema sorge nel momento in cui poi uscirà con Alessandro nonostante tutto. E quest'ultima ha immediatamente tenuto a chiarire che non lo vedrà nella maniera più assoluta, non ho più entusiasmo. Ho perso. Alessandro Vicinanza ha perso le staffe nei confronti dell'opinionista. Successivamente ha preso la parola il Cavaliere di Uomini e Donne, il quale si è scagliato immediatamente contro Gianni Sperti, reo di cercare di mettere zizzania. Tu sei pro nei confronti delle persone oppure vuoi mettere guerra? Qual è la tua funzione all'interno di questo studio? Perché a me sembra che tu agisca per mettere guerra. A questo punto l'opinionista del dating show quotidiano in onda sull'ammiraglia Mediaset, che è finito al centro dei rumor, ha subito fatto presente che la sua funzione è né più né meno quella di cercare di aprire gli occhi ai partecipanti. Voglio semplicemente aprire gli occhi di fronte ai finti. Alessandro non c'è però stato a subire gli attacchi dell'opinionista, arrivano a dargli dello scostumato e del cattivo. Uomini e Donne, alta tensione tra l'opinionista e il cavaliere. Alessandro Vicinanza ha quindi chiesto all'opinionista di Uomini e Donne il motivo per cui pensa sia falso. Ho dato l'esclusiva a Roberta? Lei lo sapeva che mi interessava un'altra persona. Dove sarei finto? Quanto sei falso tu. Non sei neppure falso, sei cattivo. E il collega di Tina Cipollari ha immediatamente risposto di non essere per niente cattivo, bensì di essere assolutamente buono nei confronti di Roberta di Padua. Tuttavia i toni tra i due si sono immediatamente accesi. La puntata si è però chiusa con questo improvviso faccia a faccia che continuerà ovviamente domani pomeriggio. Difatti l'opinionista spiegherà perché pensa che Alessandro sia falso, volendo quindi mettere in guardia la dama del dating show.